Se hai bisogno di soldi, vuoi un'aggiunta dell'Axo o completi i modati, non esitare a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e se siete in APS, in descrizione trovate i gruppi anche per PlayStation. E adesso al nuovo video. Benvenuti, raga! Qua è Savix che vi parla. Allora, ragazzi, oggi vi porto di nuovo il Come to Come, ragazzi, per Xbox e PS. Come requisiti, ragazzi, ci servirà il COM, l'oppressor, non serve che sta per forza all'interno, ragazzi. Dopodiché ci serve un amico che ci dà un veicolo e che possegga il COM e lo tiri fuori, e che chiami anche il veicolo da regalarci. Ragazzi, ne approfitto per spoilerare un progettino che ci sarà nella settimana a seguire, un'iscrizione per un evento con le macchine da F1. Ragazzi, ci saranno un sacco di giri e ci saranno circa dai 30 ai 50 milioni in palio. Quindi, ragazzi, continuiamo con il glitch, andiamo su opzione icone mappa e attiviamo tutte le icone, ragazzi, fondamentale, guardate bene. Dovete aggiungere questa attività che vi lascio in descrizione, che sarà all'interno del casinò, quindi servirà anche l'attico di lusso, ragazzi. A questo punto, una volta che siamo all'interno dell'attico di lusso, dobbiamo partecipare, ragazzi, su Anawak. Noi da Xbox è buggato, quindi per noi che giochiamo da Xbox, ragazzi, dovremmo fare questo passaggio qua, perché alcuni non sono stati aggiunti agli amici, ma noi lo aggiungiamo, andiamo nella lista di amici, andiamo su Anawak, faremo guarda giocatore, ragazzi. A quel punto aspettiamo che ci dà il caricamento, accettiamo il primo messaggio e rifiutate il secondo messaggio. Invece voi che giocate da PS, ragazzi, non vi resta altro che partecipare dal menu PS, accettare il primo e rifiutare questo secondo messaggio. A questo punto, una volta che siete all'interno del cerchio giallo, vi lascio l'attività in descrizione, andate su Casinò, cliccate una volta A o X se giocate da PS e subito dopo spammate la freccia destra, ragazzi. E sbada bam, saremo in OTR, staremo volando sotto mappa, ragazzi. Ne approfitto per dirvi di iscrivervi, lasciare un like, lasciare un commento, di supportare Xavix, ragazzi. E a questo punto, una volta arrivati al punto scambi, chiudete il paracadute per cadere e tornare visibili sulla mappa, raga. Una volta che spawniamo in mezzo alla strada, gli diciamo al nostro amico di metterci un veicolo dietro il nostro COM, ragazzi. È uguale se lo mettete orizzontale o in verticale come ha fatto Fili. Quindi cercate di salire sopra la macchina e cercate di stare fermi per qualche secondo. Dopodiché schiacciate la freccia destra. Io mi sono incartato due volte, ragazzi. Quindi a sto giro ci riprovo. Schiaccio freccia destra, mi despawna il veicolo da sotto le chiappette e a questo punto posso scendere dall'oppressor. Ragazzi, se vi fa entrare all'interno, dovete rientrare dentro il casinò e ribuggarvi, se no il glitch non funziona. Quindi, una volta all'esterno, mandate al deposito l'oppressor, perché se no, ragazzi, lo perdete e vi chiamate il veicolo da sacrificare dal meccanico. Quindi, ragazzi, a questo punto non ci resta altro che aspettare che ci arriva il veicolo, e una volta che arriva il veicolo, gli diciamo al nostro amico, a meno che non l'ha già fatto, di entrare nel suo COM. Una volta che è all'interno del COM, quindi da solo, ragazzi, ci facciamo mandare un invito dal menu interazione, accettiamo l'invito e saremo buggati in questa schermata nera. Adesso gli diciamo al nostro amico di avviare, ragazzi, un'attività dal cellulare, semplicemente andando sulle attività, altro andando su braccio di ferro, avviare la missione con amici in sessione e aspettare che ci dà il recupero. Quando, ragazzi, ci darà il recupero in basso a destra del popolamento, possiamo invitare il nostro amico tramite il menu Xbox o PS, ragazzi. A questo punto, quando a noi arriverà il messaggio d'attenzione, il nostro amico può quittare l'attività, semplicemente andando su attività e uscendo col menu del telefono. Adesso noi accetteremo il messaggio, ragazzi, di attenzione e saremo frizzati all'interno del COM. A questo punto il nostro amico ci inviterà nel COM tramite il menu interazione e noi accetteremo il messaggio. Una volta che abbiamo accettato il messaggio e siamo all'interno del COM del nostro amico, il nostro amico farà tutti fuori e usciremo tutti e due dal COM.
Adesso ragazzi non ci resta altro che rimandare al deposito il veicolo che abbiamo attivo, che abbiamo usato da sacrificare, e una volta che abbiamo mandato al deposito quello, ragazzi, aspettiamo qualche secondo se è necessario e richiamiamo il veicolo che sta all'interno del COM. E sbada bam, regà, avremo preso il veicolo. A questo punto vi dico, per chi ha guardato e guarderà tutto il video, seguite il canale perché in settimana vi darò le info per fare questo evento. Ci saranno più di 30 giri in una gara creata dal nostro creatore, ragazzi. I primi 3 saranno i vincitori. Ci sarà anche il premio di consolazione per tutti i partecipanti. E parliamo di 30, 40, 50 milioni, raga. Bella.